Salve, volersi confrontare con le tesi di Severino con l'intento di volerle confutare significa giocare a un gioco nel quale si perde necessariamente. È impossibile smontare e confutare le tesi di Severino perché sono incontrovertibili. Sicuramente non si può smontare e smentire la struttura originaria, cioè il fondamento delle sue tesi, in quanto quella base è lo sfondo che sta alla base di tutti gli altri sistemi di pensiero. Quindi al massimo si può provare a negare le conseguenze che Severino ha rilevato da quella struttura, ma anche questo sembra impossibile. Almeno a me sembra impossibile perché la struttura argomentativa che ha adottato Severino è radicale, rigorosa, è elenctica, cioè mostra l'autonegazione degli argomenti che intendono negare anche le conseguenze di questa struttura. Per esempio, il divenire nichilistico, che è il tipo di premessa appunto assunta implicitamente da tutta la tradizione filosofica, da tutto il pensiero occidentale e penso anche orientale. Ebbene, questa struttura implica, afferma, la distinzione universale del positivo e del negativo, e in generale quella tra l'essere e il non essere. Il divenire nichilistico è costretto a presupporre la distinzione ontologica assoluta tra l'essere e il non essere, perché se non ci fosse innanzitutto questa distinzione, non si potrebbe neanche ipotizzare l'impossibile divenire. L'impossibile trasformazione, perché appunto il divenire, la trasformazione, necessitano del passaggio da uno stato all'altro, ma se esistesse solo l'essere e non ci fosse quindi il non essere, nella ipotesi del divenire, intendo, nella ipotesi del divenire nichilistico, non ci sarebbe neanche la condizione di possibilità del darsi del divenire. La stessa cosa vale per gli enti, se non ci fosse, se non fosse presupposta la distinzione originaria tra gli essenti, non si potrebbe neanche ipotizzare il loro trasformarsi, il trasformarsi di un ente in altro da sé, in una determinazione in altro da sé, a prescindere se l'altro da sé sia inteso come un'altra determinazione, un altro ente, o come nulla, non essere. A prescindere da questo, intanto bisogna presupporre questa distinzione quindi la struttura originaria a livello ontologico, perché si può porre la distinzione tra degli elementi solo se intanto è posta l'identità degli elementi in questione. Per cui, volenti o nolenti, chiunque presupponga il divenire nichilistico o ritenga che sia verità, necessità o qualunque altra cosa del genere, deve presupporre la distinzione tra le cose, senza la quale il divenire non potrebbe neanche concepirsi, e per concepire, per porre la distinzione tra le cose, deve innanzitutto porre la loro identità, il loro essere sé, in senso forte, quindi l'identità come ciò che esclude di essere altro da sé. Perché se appunto l'identità di un essente non fosse così intesa, non si potrebbe neanche porre la distinzione. Innanzitutto l'identità deve far sì che l'essente risulti identico a sé e non all'altro da sé, perché se l'essente non fosse totalmente identico a sé, coincidente con sé, ma coincidesse anche con altro da sé, non potrebbe divenire altro da sé, perché sarebbe già altro da sé. Invece il divenire implica che il diveniente diventi altro da quel che è. Perché se fosse già quel che non è, non diverrebbe, ma già sarebbe. Quindi per questo il divenire implica l'identità in senso forte e la distinzione in senso forte tra tutti gli essenti, a tutti i livelli, a livello ontologico, semantico. E tra l'altro Severino spiega perché il piano ontologico è anche semantico, perché innanzitutto significa l'essere sé, il positivo che non è negativo. E già questo è un significare. Inoltre ogni essente significa quel che
prescindere dal linguaggio. Il rosso significa rosso, a prescindere dalla denominazione. E il rosso non significa verde. Ed è immediato questo significare, questa distinzione. Poi, il piano semantico è ontologico perché è composto da essenti. I significati sono essenti, non sono un puro nulla. E Severino mostra quindi che ogni minimo aspetto positivo della realtà, che quindi è un qualcosa e non un puro nulla, è appunto un qualcosa e quindi è qualcosa, è verbo essere, quindi è un'identità, è un essere sé, è un essente, molto semplice. Quindi viene negata la distinzione ontologica tra essere e ente perché anche gli enti sono esseri e anche le determinazioni e anche le relazioni tra determinazioni, enti e quant'altro e la totalità del tutto. È molto molto semplice. E a presupporre questa struttura ontologica di distinzione tra le cose sono anche coloro che dicono che il principio di non contraddizione non ha un valore ontologico. Tra l'altro, Severino non è che si rifaccia solo al principio di non contraddizione, ma alla sua essenza. Anzi, Severino critica il principio di non contraddizione. Spiega che è l'occultamento adottato da Aristotele, sviluppato da Aristotele, che ha occultato la contraddizione del divenire. Quindi non che sia sbagliato nella sua essenza, ma nella formulazione aristotelica, che pone il tempo come ciò che garantirebbe la non contraddittorietà del divenire, perché si ritiene che l'ente è quando è e che non è quando non è. Ma ci si dimentica in questa formulazione che nel divenire l'essere diventerebbe nulla e quindi sarebbe nulla l'essere, perché sarebbe l'essere a diventare non essere. E sarebbe il non essere a diventare, quindi essere essere. E quindi non c'entra niente il fatto che in un tempo l'ente X sia e in un altro tempo X non sia, pensando di liquidare quindi il problema della contraddizione. E invece no, la contraddizione è latente, è uno stato radicale, implicito, nel divenire, nella ipotesi. Ma Severino non nega il divenire come esperienza della variazione, cioè che appaia prima uno stato, poi un altro, prima una configurazione, poi un'altra, è evidente e lui non lo nega questo, ma dà un'interpretazione non nichilista, mostrando che si può sostenere l'eternità delle configurazioni, il fatto che le configurazioni siano momenti eterni che esistono tutti insieme, senza confondersi in modo distinto e determinato, nella struttura dell'apparire infinito, una dimensione ulteriore a questa, dove tutta la realtà nel passato, presente e futuro sarebbe compresente da sempre e sarebbe esperita dalla coscienza infinita del tutto. Il nostro piano sarebbe invece l'apparire processuale di una parte di quei contenuti. E Severino chiama questa nostra dimensione terra isolata, dimensione del nichilismo, perché in questa porzione di realtà si rappresenta l'errore, cioè la persuasione nichilistica, o ancora meglio, il contrasto tra la verità del destino, il fatto che l'essere è e il non essere non è, e che del non essere esiste solo il positivo significato dell'uomo, e ciò che tenta di contrastare questa verità. La verità ha bisogno dell'errore, perché se non ci fossero gli errori, la verità non potrebbe mostrarsi incontrovertibile, mostrandone l'impossibilità. È proprio perché la verità mostra l'impossibilità di essere negata che risulta incontrovertibile, ma per potersi mostrare tale richiede la presenza degli errori, per mostrarne appunto l'autonegazione, il fatto che essi la presuppongano e che quindi si autoneghino. Bene, tenendo a mente tutto questo, Severino ha rilevato che il divenire nichilistico presuppone la distinzione originaria, ma anche è presupposta da chi ritiene che il principio di non contraddizione sia solo logico. Beh, no, perché chi ritiene che valga solo nella logica deve presupporre che il piano logico sia distinto
da quello ontologico. Ma non può supporre una distinzione di questo tipo, perché ci potrebbe essere solo assumendo il principio di non contraddizione come ontologico. E infatti il porre la distinzione tra le cose, tra gli ambiti, tra le dimensioni, tra i contesti, è proprio ciò che soltanto il principio permette di porre. Ritenere quindi che il principio esista solo dentro il piano della logica, paradossalmente significa implicitamente ritenere che la logica sia una dimensione distinta da quella ontologica, e quindi in questa posizione si sta ponendo quello che significa, si sta ponendo una distinzione ontologica, e quindi la valenza del principio di non contraddizione a livello ontologico. Più precisamente si sta ponendo la distinzione, come dicevo, del positivo e del negativo, cioè il fondamento autentico, che è la struttura originaria, che non va separata dagli argomenti che elenticamente ne mostrano appunto l'incontestabilità, l'incontrovertibilità. Fanno parte gli argomenti del fondamento stesso. Questa è la rivoluzione più che copernicana, altro che quella kantiana, del sistema severiniano. E quindi è presupposta anche da coloro che questa struttura è presupposta anche da coloro che ritengono che il pensiero, la filosofia abbiano dei principi che valgono solo dentro un dominio, cioè dentro il campo del pensiero. Come dicevo prima, ciò significa presupporre una distinzione ontologica tra il piano logico e quello ontologico, e quindi che vigga il principio di non contraddizione che mantiene distinto il piano ontologico da quello logico, e che pertanto deve stare anche al di fuori del pensiero. Ora, il problema di tutte le posizioni critiche, o meglio, non di tutte, mi correggo, di molte posizioni critiche rispetto alle tesi di Severino, perché alcune invece non cadono nell'errore che sto affermando, beh, presuppongono una marea di pregiudizi infondati, presuppongono che il mondo sia una realtà fisica, che sia una realtà esterna, o che sia necessario che esista per giustificare la regolarità fenomenica. Tutte cose scorrette, non necessarie, come ha mostrato Severino e come ho spiegato nei miei video. Poi presuppongono che gli oggetti siano cose unitarie, anziché un insieme di diversi momenti, di diverse configurazioni, composte a loro volta da un assemblaggio di qualità sensibili, e una quantità abnorme di altre cose. Ma il problema è che a monte di tutte queste premesse, da cui molte posizioni arbitrariamente scelgono di partire, ci sta il dover presupporre l'esser sé di quello che si afferma. Cioè, tutte le posizioni non possono fare a meno di presupporre che le cose sono ciò che sono e non ciò che non sono, che i concetti espressi in esse sono quel che sono e non quel che non sono. Che ad esempio, per quanto riguarda il sistema kantiano, che l'intuizione dello spazio sia innanzitutto l'intuizione dello spazio e non un'altra cosa, come che ne so, l'intuizione del tempo o un'altra intuizione o un altro tipo di giudizio di qualunque altra cosa che non c'entri niente. O anche una patata o una cipolla, stessa cosa, stesso discorso, un pomodoro. È implicito che tutte le posizioni filosofiche presuppongano l'esser sé degli essenti e dei significati e degli elementi che le riguardano, comprese le regole di inferenza, di giudizio, le asserzioni, i principi. È ovvio. Ma allora questo vuol dire che si sta presupponendo la struttura originaria. Benissimo. E in ciò consiste l'autonegazione di tutta la filosofia al di fuori di Severino. Tanto basta perché, mostrando il presupporre questa struttura, si mostra anche che è necessario farci i conti. Non si sta all'esterno della struttura originaria. Tutte le filosofie stanno dentro la struttura originaria e quindi devono fare i conti con le conseguenze che ne derivano. Conseguenze che vanno contro l'idea nichilistica del divenire, come trasformazione, come passaggio impossibile.
E il bello del divenire nichilistico è che esso deve presupporre la struttura originaria, senza la quale non potrebbe immaginarsi. Ma proprio da quella struttura è negato, perché una volta assunta la distinzione originaria necessaria tra l'essere e il non essere, poi non si può fare un passo indietro e credere che in certi momenti si possano annullare degli essenti, fossero anche delle minime determinazioni. Perché in quel caso, in quel momento dell'annullamento, impossibile vi sarebbe l'identificazione dell'essere e del non essere, della determinazione X o di qualunque altra cosa. Così come per la produzione assoluta di alcuni aspetti. E se vedi, non ho mostrato che il divenire nichilistico presupporrebbe contraddittoriamente, ma necessariamente, l'annullamento di qualcosa e la produzione di altri aspetti. Questo è il problema, ed è interessante perché così si mostra l'autonegazione del divenire nichilistico. Non è quindi una speculazione severiniana filosofica, ma una constatazione, cioè il divenire stesso che, analizzato nelle sue fondamenta, cosa che solo Severino ha fatto fino in fondo, mostra di essere autocontraddittorio, cioè di autonegarsi, perché deve presupporre delle condizioni che poi deve per forza andare a contraddire, senza potervi riuscire ormai, perché le ha assunte come base, e non può quindi più negarle, ma sarebbe necessitato a farlo per porsi come divenire. E questa è l'estrema sintesi del discorso. Questa è la storia. Poi ho fatto tanti video dove ho spiegato più nei dettagli tutto ciò. Vi invito a guardare i miei video, le playlist principali, e soprattutto a studiare approfonditamente le opere teoretiche principali e fondamentali di Emanuele Severino, il più grande filosofo di tutti i tempi.